avevo già un buon gruppo di persone, a cui si è unita una direzione sportiva di grande livello, di grande umanità, come ho già detto nelle passate interviste, e questo diciamo che contribuisce poi a creare quel gruppo e quell'unità che ti porta man mano a portare a casa dei risultati. Ovviamente ci vuole il talento, e per trovare il talento ci vuole del talento che trova quel talento, quindi ad oggi è una macchina che ha trovato i suoi ingranaggi, i suoi meccanismi giusti. Vigilia di sfida al Messina insolita in casa Bari. In conferenza stampa non tocca all'allenatore Michele Mignani, ma al presidente Luigi De Laurentiis e al direttore sportivo Ciro Polito. Sul tavolo anche il bilancio di un calciomercato invernale con 10 operazioni tra entrate e uscite. Maiello è un giocatore che da un po' che ci pensavo. Pensare tanto, però magari riuscire a prenderlo era un po' lontano, quindi non mi sono mai esposto perché non mi piace farlo, e in silenzio, piano piano, sono riuscito a dare al mister un giocatore in più in mezzo. Galano è un giocatore che ha tanta forza nelle gambe, c'ha un grandissimo calcio, e per me, dal mio modo di vedere, più vicino alla porta sta, più può rendere, perché una volta che sposta palla e vede la porta, sa calciare bene, è più da una seconda punta che un trequartista, però in un mister fa un 4-3 e lascia libertà davanti all'estero di ognuno di loro, gli piace attaccare la profondità, uno viene incontro, un attacco alla profondità, cioè variare. Lo start del 2022 ha garantito al Bari, che contro i siciliani ritroverà sul campo Frattali e Ricci dopo il turno di squalifica, 7 punti in 3 giornate e un più 9 sul secondo posto. Margini di crescita non solo sul rettangolo verde, ma anche sugli spalti, dove il numero 1 del club biancorosso si aspetta maggiore presenza. Sicuramente prevederemo magari dei mini abbonamenti che potranno agevolare l'arrivo dei tifosi. Quello che veramente vorrei dire oggi è che il mercato è stato chiuso, abbiamo portato a casa altri 3 giocatori, il mister, il direttore sportivo, i giocatori, tutti ci hanno messo qualcosa quest'anno, e oggi l'unica cosa che ci manca veramente è il pubblico, e questo mi dispiace, mi rammarica un po', perché è un anno comunque difficile, è un anno non facile, e questa squadra ha bisogno del suo tifo, ne ha veramente bisogno, perché ci dà quell'energia in più che solo questa piazza riesce a dare. Il presente coincide con una rosa che allenatore e DS non esitano a definire completa. Nelle trattative di gennaio c'è stato però spazio anche per 2 obiettivi non raggiunti. La Turris non ha voluto cedere Tascone, centrocampista classe 97, cercato il 31 gennaio, mentre il Bologna non ha liberato in extremis un potenziale colpo da 90 come Diego Falcinelli. Il mercato a volte ti può accadere, ti mette davanti una possibilità di poter alzare ancora il livello, e quando porti dentro un giocatore che fino adesso è in Serie A anche ai compagni, può essere solo che ben accettano, e quindi in quel momento c'è stata la possibilità, perché c'era anche quella possibilità che Cidro potesse andare. A gennaio l'avrei fatto anche con tanto piacere, perché secondo me è un giocatore importante in Serie B più che in C, e ormai è passato, e quindi poi dopo quello che sarà, vi ripeto, siamo a metà dell'opera, c'è ancora tanto percorso da fare, tanto cammino. Quando poi arriveremo all'obiettivo, ci sarà un bel quadro davanti molto chiaro, ci saranno tante possibilità.